Ciao pagliacci e pagliacce, qua Megozzo, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video che, attenzione, vedremo una cosa abbastanza bella e figa oggi da parte di Ronaldo Junior. Già, perché ragazzi, per chi ancora segue la serie sa che Ronaldo Junior è intrappolato in un incubo e Cristiano Ronaldo, diciamo, sta cercando in tutti i modi di farlo uscire in qualche modo, di trovare una soluzione. Quindi quest'oggi vedremo una parte di vita di Ronaldo Junior che, ragazzi, non fa parte, diciamo, della vita che sta vivendo adesso, ma è una cosa che è successa tempo fa e quindi ho pensato di dovervi farvi vedere oggi, perché era comunque un episodio abbastanza bello e anche preregistrato, per cui siccome ce l'avevo, ho detto lo dobbiamo portare perché è veramente bello e soprattutto veramente figo, quindi lo dovete assolutamente vedere. Quindi Ronaldo Junior quest'oggi andrà in spiaggia con la mamma e il papà e vedremo cosa succederà. Bello, sghere, fare rime così a caso. Quindi mi raccomando, messi un mi piace, un commentone, iscrivetevi al canale per non perdere ovviamente tutti i prossimi video. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram se volete essere salutati in tutti i prossimi video da me, dal sottoscritto, quindi potete farlo e dovete farlo. Bene ragazzi, allora eccoci qui in questo bellissimo video con il nostro schermo Ronaldo Junior. Vi dà benvenuto in questo bellissimo video. Non so che stia facendo Ronaldo Junior, ragazzi, sulla home del telefono, forse si è imbambolato, tant'è che i suoi genitori stanno aspettando i suoi comodi. Giorgina sta con le mani consacrate per darti una mossa. E infatti Ronaldo Junior, secondo me dovresti darti una mossa. Lascia quel telefono, Ronaldo Junior, lascia quel telefono. Ok, bravo. Allora, ragazzi, come vi ho detto, questo episodio non segue, diciamo, la linea principale, anche se è un episodio della storia vera. Però Ronaldo Junior ancora in realtà non si è svegliato ed è in un incubo. Però questo episodio, come vi ho già detto, è un episodio che volevo già portare da tempo, perché è bello, fidatevi, è veramente bello. Per cui, din din din, spolliciatelo. Allora, vi spiego. Oggi Ronaldo e Giorgina vogliono andare al mare perché oggi papà non si allena, il sole è bello alto nel cielo, quindi è ancora un caldo nonostante sia autunno ormai inoltrato. E quindi perché non andare al mare? Perché a Los Santos, ragazzi, c'è ancora temperatura per poter andare al mare. Quindi io sono obbligato ad andare con loro perché non vogliono che io sia da solo in casa, bla 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 bla, quindi andiamo. Io mi metto dietro, cioè io mi metto avanti, sempre solita storia. Mamma, tu vai dietro, comando io. Scusa, ma perché butto la gente a terra, raga? Ancora non capisco. Papà, ti muovi! Ti butto anche a te a terra, muoviti! Avevo capito, entro in macchina, ragazzi. Non è possibile, con questa gente sempre così va a finire. Comando io, schere. Anzi, guido proprio io adesso. Ronaldo Junior, levati. Fai guidare tuo padre! Ditegli qualcosa voi, per favore. Levati da là! Vedete, ragazzi, quando Ronaldo Junior si comporta male, sono io che lo faccio mettere dietro, perché comando pur sempre io, questo mi sembra ovvio, no? Per cui, vedete, come va la macchina ad andare da sola se non hai le mani al joystick, alla tastiera, quello che è? Perché ragazzi, sta guidando papà, sembra ovvio. Infatti ragazzi, guardate, avevo fatto mettere Ronaldo Junior dietro, dove è giusto che sia, Ronaldo Junior, che fai? Non si fanno quei gesti a papà e alla mamma. Ragazzi, non fate mai i gesti che fa Ronaldo Junior. Li vedete, li sta. Perché fai gestacci? A chi li stai facendo? Mio Dio, ragazzi, perché questo bambino è pestifero in questo modo? E non voleva stare avanti, l'ho fatto mettere dietro. Ronaldo Junior, non fare queste cose. La mamma e il papà poi si incazzano. Vabbè, ragazzi, aspettiamo di andare al mare adesso, mentre Ronaldo Junior fa i gestacci così a vuoto. Cioè, si sta facendo una alla finestra a noi, non so chi lo sta facendo, vabbè. Ci vediamo quando arriviamo in spiaggia, anche perché è un po' lontanuccia. Tra l'altro papà mi ha anche sbagliato strada e gli ho messo io il segnalino, cioè ci ha assorto il navigatore in Audi RS7 e lui che fa sbaglia strada. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo quando arriviamo in spiaggia. Devo trovare qualcosa da fare. Bene ragazzi, siamo arrivati in spiaggia. Papà ora prenderà le cose dal bagaglia. Io non so perché si è allontanato, si sentiva male, viene da vomitare. Aspettate, ora voglio chiedere a questo signore. Mi scusi signore, sì, anche dalla signora magari più gentile. Avrebbe una sigaretta per me? Ah, ha detto di sì? Ah, dice che sono minorenne e non posso fumare. E che c'è suo padre lì e non posso fare. Cioè, è giusto, stai dicendo giusto? Ha detto che ci vediamo presto. Ma che cazzo? Ehi, bello! No, Ronaldo Junior, basta che la sigaretta tu non puoi fumare!
Questa è la parte che meno mi piace. Papà si già messo a petto nudo, ma si spogliano per farsi il bagno. Bla bla, ragazzi, cosa che a me non mi piace? Bagnato, sudore. Mai piaciuto il mare. Preferisco stare in felpa, sudare, tranquillo. E me ne frego. Ok, ragazzi, sto cercando di analizzare la situazione. Ma va che boia, che pupa. Guardate queste ragazzi, mamma mia. Renato Junior, fai una vota a sgamo senza farti vedere. Attenzione ragazzi, perché qui penso a tutti che non facciano le foto, io faccio una foto. Renato Junior, non si fanno queste cose, schere. Oddio ragazzi, mamma mia, questa c'ha una tetta che tipo gli sta esplodendo. Mamma mia, che bel piano Renato Junior. Beh, penso che dovresti fare una foto anche tu, sono tutti a far foto. Non so che sta succedendo, ora vediamo intanto. Mi spero questo è il primo piano. E schere, stavo tornando ai preferiti Renato Junior. Non fatelo mai in spiaggia. Ronaldo Junior mo finirà nei guai, quindi ho da finire anche voi nei guai, non fate mai queste cose che fa Ronaldo Junior, mi raccomando, a suo rischio e pericolo. Andiamo a capire cosa succede. Ci sono due pagliacci, perché quelli che fanno così sono due pagliacci, e ci sono due pupe stratosferiche. Vacca, guarda questa, ci sono due pupe stratosferiche, mamma mia, questa che pupa, madonna signori. E che cos'è, dove l'hanno presa? Ronaldo Junior, non guardare troppo che ti si fulminano gli occhi. E anche ragazzi, l'altra non scherza, che capelli rosa. Ok, per capire cosa succede dovrei chiedere a qualcuno. Vediamo se qualcuno mi sa dare informazioni. Cosa dovrei chiedere a questa signora, che oddio sembra più un uomo che un lui che lei. Però mi scusi signora, sapete dimmi cosa sta succedendo? Ragazzi, la signora sta dicendo che ci sono queste due modelle belle, bellissime, che sono state viste da tutti. E allora sono arrivati questi due pagliacci, questi qua, e hanno iniziato a fare i buffoni per poter rimorchiare, no? Signori, potete avere l'attenzione di tutti per favore? Signore, signori, basta, voi due pagliacci, fate me. Sono Ronaldo Junior, il figlio di Cristiano Ronaldo, il miglior campione del mondo, il 5 volte pallone d'oro, signore. Sono molto molto più figo. Ronaldo, cioè, fai vedere quanto sei figo, faglielo vedere, porca miseria. Posso flexare anche con la maglia Supreme, che sti due poveracci non ce la possono avere. Hai visto ragazzi, a quanto pare alle due ragazze, queste due modelle qua, che è la signora, piace la mia spavalderia, attenzione. Penso che abbia fatto incazzare questi due, che stanno dicendo che o ci leviamo o saranno loro a levarci. Sì? Questo bicipite che è grosso quanto il mio. Ragazzi, che stai dicendo, Ronaldo? Ragazzi, ascoltate quello che dice Ronaldo Junior. Quando Ronaldo Junior parte, non lo ascoltate. Tu pensi di essere più forte di me? Va bene, ora lo vediamo, bambocci. Facciamo una sfida a tre, visto che siete così tanto coraggiosi. Una tettona in spiaggia, porca miseria, guardate. Va bene, pronti per la sfida? Spacchiamo sti due scemoniti. Voi pensate di essere più forti di me? Stiamo facendo una gara di piegamenti. Io mi sto gasando vedendo le bombe di queste due bombe. Le tettone di queste due tettone. Vabbè, ragazzi, non lo devo quanto ce ne è impazzito. Ragazzi, mi sto pompando alla morte. Questi qua stanno dietro di me. Non state, siamo dopati. Mentre io, ragazzi, sto facendo piegamenti come un maialino, come un cucciolo di elefante. Più premo velocemente il tasto del mouse, più Ronaldo Junior va veloce. Ragazzi, sapete comunque ovviamente che, guardate il senso di fame di sete, ci abbiamo quasi a zero. Intanto qui ci sono tutti intorno che si stanno guardando. Adesso mi dirò questi due pagliacci per andare a fare il bagno con questa diva qui, con le due tettone, rimorchiare una ragazza in spiaggia. Ma è Ronaldo Junior, anche se ragazzi vedo che man mano la vita sta scendendo, perché Ronaldo Junior non sta bene, è deidratato. Ronaldo Junior, ancora, siamo quasi arrivati al 50. Vai, 1, 2, 3, più veloce, 3, 4, 5, basta. Perché abbiamo vinto noi la sfida, schede ragazzi. Non ci chiede Ronaldo Junior, ha battuto sti due. Ora non parlate più, non parlate più, Ronaldo Junior, non ti conviene sfidarli, che adesso ti creano di mazzata perché sei sfinito. Oddio ragazzi, sento sfinito, ho fatto 3 miliardi di piegamenti. Questa qua ha detto che ci siamo aggiudicati un bagno con lei, e è uscita anche con lei. E andiamo a rimorchiare così, ragazzi. Ha detto che se vuoi può venire anche la tibia con i capelli rosa. E perché no, porca miseria, è uscita a tre. Ci credo, è scattata la rissa, Ronaldo Junior sta provocando. Allora, avete ancora da parlare? Deficienti? Dai Ronaldo Junior, crappali di mazzate! Tu sì che sei il vero bomber! Aia! Ora sono davvero stupido che non riesco a prendermi. 1, 2, 3, faccio vedere il mio colpo segreto! Oddio! No, te lo sei buttato sopra! Ok! Adesso Ronaldo Junior, ragazzi, ma chi è lui? Colpo segreto, è andato male anche questo, non un altro calcio! Aia! Sì, scappate bambocci, scappate, scappate, dove vai, si è già staccato il ferrista. Corri Ronaldo Junior, asfaltalo, colpo segreto, fiotto, oddio santo, sento scappato, sei bravi, scappate, sei bidoni, sei.
Ok ragazzi, devi tornare dalle tipe perché sennò quelle poi pensano che mi sono scappato anch'io. Che sta facendo questa? Ma mi sta provocando, guarda che ti castigo, mi stanno provocando. Guarda questa! Mi sta provocando. Uscite. Beh, mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate se Ronaldo Junior è stato cazzuto. Che ha battuto due tipi con due muscoli così. Che a quanto pare Ronaldo sosteneva che il loro muscolo era grosso quanto puntini puntini. Roba sua, vabbè, lasciamo stare. Saluto gli ultimi voi su Instagram, anche perché ve lo prometto sempre. Vi saluto Ruby Perotto, Nicola Amuzio, Jonathan Dostena 08, Casa Claici 429 e Anthony De Luca. Bella fratello, c'è il nome come? Grande. Questi sono 5 bambini che ho salutato quest'oggi. Se anche voi siete salutati da Ronaldo Junior e le due tipe che ha rimorchiato quest'oggi, mi raccomando, prendete il telefono, venitemi a seguire su Instagram come fa Ronaldo Junior. Importante, importantissimo. Quindi mi raccomando, fatelo perché sapete che ci tengo tanto e oddio, ci tiene tanto anche Ronaldo Junior. Per cui passateci. Fai Ronaldo Junior, abbiamo rimorchiato con due tipe. È bella per voi. Grazie per essere stati anche con me quest'oggi. Ciao!